Una donna stava preparando la cena, mentre suo marito era al telefono in salotto. Come ogni sera dopo il lavoro, l'uomo era rientrato a casa. Aveva salutato la moglie distrattamente, senza neppure raggiungerla in cucina. Si era tolto le scarpe e si era seduto sul divano con il telefono in mano. La donna aveva cominciato a preparare la cena dal primo pomeriggio. E dalla cucina arrivava un invitante profumo. Quando la donna è scalmo, è pronto? L'uomo, ancora con il telefono in mano, andò a sedersi a tavola. Era già tutto apparecchiato e aspettò che sua moglie gli servisse la cena. Senza togliere gli occhi dallo schermo, l'uomo attento, il primo boccone. Ma subito dopo lo sputò via. Ciò che stava mangiando non era uno dei soliti piatti prelevati, preparati da sua moglie, ma una patata cruda. Ma cosa ti viene in mente? Esclamò l'uomo, rivolgendosi a sua moglie. Perché mi hai servito una patata cruda? La donna rispose semplicemente: sono anni che preparo la cena ogni singolo giorno. Ma non importa cosa cucino, tu hai sempre la stessa reazione. Te ne stai seduto ad aspettare che io ti riempia il piatto. E raramente alzi gli occhi dal telefono per vedere cosa stai mangiando. Come potevi immaginare che ti saresti accorto che ti stavo dando una patata cruda? Se non mi dici mai cosa pensi di ciò che cucino, l'uomo rimase senza parole a fissare la patata cruda nel suo piatto. Mentre sua moglie aveva nel piatto la deliziosa cena che aveva cucinato. Le parole che scegliamo di rivolgere agli altri sono importanti. Dire un grazie o fare un complimento non costa nulla, ma può significare tanto per la persona che lo riceve. Non bisognerebbe mai dare per scontato ciò che qualcuno fa per noi. Anche se lo fa tutti i giorni, può diventare un'abitudine. Il bene che si vuole a qualcuno in fondo si dimostra anche con i gesti quotidiani. E se una persona si prende cura di noi cucinando ogni sera, il minimo che possiamo fare è mostrare la gratitudine. Le parole hanno un peso, sia in positivo che in negativo.
dovremmo fare più attenzione a come scegliamo di usarle. Grazie mille per restare con Just Funny Wall. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Grazie, restate bene.